Video numero 51, ventitreesimo sulle abilità trasversali. In questo video non ho dei contenuti da condividere, ma semplicemente una domanda a stimolo per te se hai una risposta. Concedimi un minuto per la premessa. Se i dati sull'inversione di tendenza verranno confermati ed avranno il trend dei giorni precedenti, è auspicabile che nell'arco di un mese i contagi possano ridursi ad un numero accettabile perché possano essere gestiti dal sistema sanitario in maniera ordinaria. Nel frattempo, tutto il mondo della ricerca è impegnato per scoprire qualche ulteriore farmaco che possa contrastare il virus in maniera ancora più efficace. In questo momento stiamo iniziando a prendere consapevolezza che la ripresa sarà posticipata rispetto a quelle che erano le nostre migliori aspettative e soprattutto sarà abbastanza lenta e graduale per tre motivi particolari. 1. Dovremo continuare con il distanziamento sociale per diversi mesi, il che implicherà che le attività commerciali funzioneranno al 50%. 2. L'economia avrà avuto una caduta talmente importante che richiederà del tempo per potersi risollevare. 3. La chiusura di ogni singola nazione nei confronti delle altre riporterà la nostra economia ad una dimensione nazionale piuttosto che internazionale. E in questo caso a farne le spese sarà soprattutto il turismo e l'esportazione verso l'estero. Insomma, ci vorrà del tempo perché tutto ritorni come prima, perché nel frattempo questo virus avrà intaccato soprattutto la nostra fiducia. E nel momento in cui comunque ripartiremo, non servirà lavorare 14 ore al giorno per recuperare le ore perse. Sarà necessario ragionare in maniera del tutto divergente, cambiando prospettiva. A questo punto ti faccio una domanda. Tu come ti stai preparando alla ripartenza? Se ti va di condividere qualche riflessione, falla nei commenti qua sotto. Ed inoltre, se condividi il video, puoi sollecitare i tuoi stessi amici a fare altrettanto. Grazie, ciao!